Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo nella nuova recensione dell'episodio 111 di Dragon Ball Super. Mi sarà piaciuto l'episodio? Non mi sarà piaciuto? Scopriamolo insieme dopo l'intro. Episodio 111, l'episodio dopo lo speciale che è stato qualcosa di spettacolare. Mi aspettavo in realtà un episodio scialbo, monotono, senza roba interessante, ma non è stato così. Infatti, seppur l'episodio comunque non abbia avuto robe fighe come lo speciale, ma è giusto così alla fine perché lo speciale è appunto speciale, è stato, devo dire, abbastanza interessante. Abbiamo visto un piccolo scontro tra Vegeta e Ribrian, che ancora lui proprio si ostina a combattere non capendo che Ribrian vincerà il torneo cazzo. Ha affrontato Goku, ha affrontato Vegeta, a momenti stava pure per essere alata da Jiren e ancora non è fuori! Perché? Cioè, mi sta sul cazzo Ribrian, veramente, mi sta sul cazzo. Comunque, parlando di cose serie, poi abbiamo visto ovviamente lo scontro fra Jiren e Hit, Freezer che dà l'energia a Goku e tanta roba figa. Parlando delle animazioni, posso dire che mi sono piaciute, sono state veramente carine. Non sono state ovviamente come quelle dello speciale, ma devo dire che un 8 se lo meritano. Diciamo che Dragon Ball Super in questo momento si sta risollevando alla grande. Purtroppo però c'è stato un calo da... Comunque, parlando degli spunti vari, delle cose fighe appunto abbiamo visto. Innanzitutto, Ribrian che ancora non è stata eliminata, sta cosa mi fa alterare abbastanza. Poi abbiamo visto Goku che è appunto... è stato informato da Freezer riguardo alla forma ultra istintiva, ovvero il Migatte no Gokui. Comunque, poi abbiamo Jiren e Hit che si affrontano. Hit all'inizio subisce molti colpi da Jiren di proposito, per studiare appunto i suoi movimenti e per cercare di colpirlo in un modo giusto per fermarlo appunto e sconfiggerlo. Infatti vedremo poi Hit che ha l'idea pazza di fermare Jiren per tutto il torneo che mancano tipo 20 minuti. È una cosa un po' stupida alla fine. E quindi, dato che non ha voluto l'aiuto dei cari Saiyan del sesto universo, è stato eliminato. Si è fatto valere sì, ma è stato un coglione. Dopo questo abbiamo Jiren che va a riposarsi perché la cara fighettina deve dormire. Inizia a meditare e dice: non ci sono più avversari al mio livello. Goku è morto secondo lui. In realtà lo guarda e dice che appunto non ci sono più avversari al suo livello. Però vabbè. Poi, riguardo ad un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo, è il fatto che l'atmosfera è cambiata. Infatti c'è il Daishinkan che dice che mancano 20 minuti alla fine del torneo, il torneo appunto ha raggiunto la metà e boom, cambio d'atmosfera, il cielo da nero diventa verde, a caso, e l'arena è praticamente distrutta. Sta cosa mi è piaciuta veramente tanto. Ha tipo una sorta di aspetto apocalittico all'arena, quindi devo dire GG, veramente figo. E niente, questo era l'episodio, in breve devo dire che mi è piaciuto abbastanza, direi di dargli un 8 appunto. Poi nell'anticipazione abbiamo visto Kaba che affronta, penso, dei guerrieri del quarto universo che ormai è prossima all'eliminazione. E appunto abbiamo visto Vegeta che lo sprona, gli dà un calcio, quindi magari se Kaba sbloccherà il Super Saiyan 2 e poi verrà eliminato da Freezer. Perché vediamo appunto Freezer che umilia Kaba, quindi magari sì, verrà eliminato nella prossima puntata. E fu così che l'universo 6 venne eliminato. Perché poi vabbè, i Namecciani nella prossima puntata verranno eliminati perché sono contro Gohan e Piccolo. E sapete benissimo che Gohan e Piccolo comunque sono molto forti, quindi i Namecciani li vedo eliminati, Kaba non lo so. Ma almeno due personaggi del sesto universo verranno eliminati, quindi cazzo. Anziché il quarto universo penso che verrà eliminato il sesto. Quindi non lo so. Questo è sicuro, loro due, questi due universi saranno i prossimi ad essere eliminati. Poi magari ci sarà l'universo di Ribrian, non lo so onestamente. Però devo dire che si sta svolgendo abbastanza bene il torneo. Niente, queste sono le anticipazioni. Spero che i prossimi episodi non ci deluderanno, anche se ne dubito perché comunque Dragon Ball Super si sta risollevando alla grande. E niente, direi che il video può finire qua. Io vi ringrazio come al solito di aver visto il video fino alla fine. Vi invito a lasciare mi piace, commentare e condividere il video con i vostri amici. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Attivate la campanella per avere tutte le notifiche sul canale. Mi raccomando, se volete, entrate sul canale Discord e nel canale Telegram, dove potrete mantenervi in contatto con me, gli altri The Riddles e ovviamente gli altri fan. E niente, noi ci vediamo ad un prossimo video, ad una prossima live. Un saluto da Feraz, bella!